I suoi sassi, i vicoli e le grotte, il fascino e l'incanto di una città del sud che ha saputo mettersi in piedi, dare valore alle proprie pietre e alla propria storia. Sarà Matera la capitale europea della cultura 2019, con 7 voti su 13 è stata ufficialmente designata dalla commissione composta da 13 esperti tra italiani e stranieri, superando in finale Ravenna, Cagliari, Lecce, Perugia e Siena. Condividerà l'onore con Plovdiv in Bulgaria. Un riconoscimento che rende la città dei Sassi avanguardia di modernità, con una storia millenaria alle spalle. Matera, del resto, ha già ottenuto il riconoscimento UNESCO nel 1993 di Patrimonio dell'Umanità grazie ai suoi Sassi in tufo. Set naturale di numerosi film, dal Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini alla Passione di Cristo di Mel Gibson. Sono stati sconfitti i pregiudizi, dice il sindaco del capoluogo lucano, mentre per il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini la sfida tra le 6 città che si contendevano il riconoscimento è stata un'esperienza formidabile e importante per tutto il paese. Abbiamo un grande bisogno di investire nello sviluppo turistico del Mezzogiorno, ha ammonito Franceschini. Una designazione, quella di Matera, che secondo alcuni osservatori avrà un positivo impatto economico sul territorio stimato intorno ai 30 milioni di euro.